Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, io ho sfrattato i bambini e il papà nella stanza lì, nella loro stanza chiusa, perché adesso vorrei girare un video. Per cui, visto che con loro ormai è difficilissimo riuscire a girare un video in tranquillità, mi devo interrompere un miliardo di volte perché loro mi urlano, mi piangono, mi tirano i pantaloni. Per cui ho detto: bene, un quarto d'ora vi prego, andate di là a giocare. Così adesso io riesco a registrare questo bellissimo video che vedrete probabilmente dopo questo vlog. E adesso vado a sistemare la mia postazione e ci vediamo dopo. Allora, ho finito di registrare adesso e il mio quadernino degli appunti di YouTube lo possiamo chiudere. Questo l'avevo già anticipato su Instagram, non so se ve l'ho detto anche qua. Comunque questo è il quaderno delle mie idee per YouTube, dove io vado praticamente a scrivere tutto, vado a scrivere una sorta di copione, se così si può dire, per i video che non sono i vlog ovviamente, e quindi vado ad appuntarmi le cose che ho in mente di dirvi, perché tante volte ho tante idee, tante cose da dirvi e se non le organizzo o mi dimentico, oppure ve le dico in maniera confusionaria e non si capisce niente, per cui questo mi aiuta veramente tanto nell'organizzare i miei video, soprattutto quelli brevi in cui parlo, perché così mi piace realizzare video schematici in modo che voi possiate ascoltare senza annoiarvi e insomma senza essere troppo prolissa come faccio nei vlog. Tra l'altro, vabbè, a parte questo, niente, vado a chiamare il papà e i bambini che sono ancora chiusi di là prima che il papà mi tiri degli accidenti perché mi sto prolungando troppo. Anzi, andiamoli a spiare. E voi cosa state combinando qua? Cosa Cosa stai facendo? facendo? No, Ma... ci stai, Maurizio, che cosa fai? Ma Camilla, cosa stai facendo? giocate con papi, voi due? Mamma mia, cosa stai facendo? Camilla, ma non sapevo che si muoveva la testa. Come non sapevate che si muoveva la testa di dentino? Ma come? Ma ce l'abbiamo da tanto tempo quel dentino? Camilla, che cosa stai facendo? Ma che te, Maurizio? E te, Camilla, cosa mi stai facendo? Anche Aiuto, Gino, Maurizio. gioco lì. Fra un giochino e l'altro siamo già all'ora di pranzo. Allora, noi stiamo mangiando la pasta con il pesto. Brava Camilla, com'è questa pasta? È buona? E anche Maurizio, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo lì. Com'è Maurizio la pappa? Buonissima! E papà, com'è la pappa? Buona, molto buona. È buona perché l'ha fatta lui. Vabbè. Ok, adesso mangio anch'io. Notare che abbiamo tutti delle forchette da bimbo, perché altrimenti se prendiamo quelle da grandi di ferro, loro vogliono poi quelle e quindi dopo rischiano di farsi male, anche perché sono pesanti e loro con quelle non riescono a mangiare. Per cui ci siamo uniformati. Papà, con che forchetta stai mangiando? Fa vedere la forchetta di Topolino. Vabbè, niente, niente, noi adesso mangiamo. Buon pranzo per se ci vedete magari, chissà, verso l'ora di pranzo e niente, ci vediamo dopo. Ciao. Il papà sta legando
il seggiolino a Maurizio. Dunque, i bambini non si tenevano più perché proprio volevano uscire. È pomeriggio inoltrato. Noi adesso stiamo uscendo per andare a fare un paio di compere, se riusciamo. Un po' di shopping. Vediamo, perché con loro veramente ogni volta è un terno all'otto. Vediamo se stavolta ci stanno tranquilli a lasciarci guardare. Allora, abbiamo chiuso tutto. Siamo pronti? Siete pronti? Siamo pronti. Andiamo. Allora, siamo usciti dal centro commerciale, siamo usciti di corsa in realtà, perché c'era veramente troppa gente. E quindi adesso andiamo verso la macchina, però abbiamo comprato un paio di scarpine per Maurizio, dopo ve le faccio vedere appena torniamo in macchina. Rieccoci in macchina. Allora, le scarpe che abbiamo comprato per Maurizio sono qui dentro, adesso ve le faccio vedere. È stata un'impresa a fargliele provare, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso delle scarpe semplicissime, abbastanza leggere. Amore, data cosa? E sono, eccole qua, sono bianche, semplicissime. Non so questo bianco quanto durerà, però essendo in pelle, credo che con un colpo di spugna dovrebbe venire pulita. Però vabbè, qua c'è la scritta, sono della Everlast. Sono carinissime e sembrano anche abbastanza comode, per cui le abbiamo comprate, perché Maurizio poi non aveva neanche un paio di scarpe chiuse per questa stagione, per cui benissimo. Almeno torniamo a casa non a mani vuote. C'è un sacco di gente comunque, veramente. Penso che non torneremo più di domenica al centro commerciale. Vabbè, in ogni caso, allora, noi adesso ci dirigiamo verso casa. Forse dalle luci si capisce, comunque sta tramontando il sole, anche se c'è ancora molto caldo. Andiamo verso casa e direi che a questo punto noi vi salutiamo. Grazie per aver visto questo vlog, grazie per tutti i vostri messaggi. Se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, vi aspetto anche di lì, perché quando non sono presente qui su YouTube sono presente sicuramente di là. E se volete offrirci un caffè, trovate il link di Coffee qui sotto nell'info box. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!